pronti per aprire il gioco. Intanto ve lo devo chiedere, ma quanto è carino il pipistrello qua sopra, secondo me tantissimo. Allora, intanto vi posso dire che questo è un gioco di piazzamento lavoratori ambientato in Africa, in un luogo in cui si sono resi conto dell'importanza ambientale dei pipistrelli della frutta per la riforestazione delle aree coltivate. E quindi ognuno di noi avrà un proprio villaggio da sviluppare utilizzando questi carinissimi animali. Vediamo i contenuti. Qua abbiamo, ecco, già a me i giochi di Rosenberg piacciono perché sono sempre pieni di animaletti. Qua ne abbiamo un sacco. Abbiamo, vabbè, le classiche, penso che siano pecore perché non possono mai mancare. Queste sembrano di più delle caprette, spero di non dire eresie. E poi abbiamo i semini, i frutti, scusate, di cui si nutrono i pipistrelli. Già così, componenti troppo troppo belli con tutti questi animali. E qui invece abbiamo i protagonisti del gioco, i pipistrelloni. Guardateli qua. Anche loro sono bellissimi. Proviamo a metterli anche in piedi, se ci stanno. Dicono che preferiscono stare appesi a testa in giù. Ok, e qua abbiamo invece i meeple dei giocatori. Mettiamo qua tutto insieme. Bellissimo. Già questa distesa di meeple la adoro. Ok, qua abbiamo un blocchetto segnapunti. Una nota di Uwe sulla questione ambientale, appunto si parlava del Ghana e il gioco è tratto da questioni ambientali reali e tra l'altro nel gioco bisogna produrre risorse in modo responsabile per andare meglio nella propria partita. Sacchetto di ordinanza e andiamo a vedere il regolamento. Vediamo quante pagine sono, 12, neanche poi tantissime, però è scritto piccolo. Qua abbiamo il setup, il turno, sembrano esserci diversi esempi, mi prudono le mani ogni volta che vedo un nuovo gioco di Rosenberg. E qua il nostro amico pipistrellone, che avrete capito mi sta un sacco simpatico. Allora, qua invece abbiamo quelle che dovrebbero essere le tesserine per creare la propria città e sviluppare il proprio villaggio. Eccole qua, ce n'è un gran numero, quindi penso rigiocabilità molto alta. E al fondo abbiamo carte di setup, carte vari aiuti per i giocatori, addirittura 4 carte a testa per ricorrere tutte. Questa deve essere la plancina dove stanno i pipistrelli. Tra l'altro i pipistrelli, da quello che ho capito, hanno una loro propria fase di attivazione nel corso del gioco dove potete effettivamente sfruttarli per fare delle azioni ulteriori. E qua abbiamo le fustelle, qui ci sono degli alberelli molto carini. Ok, sono spessissimi, vi faccio vedere, veramente un ottimo spessore, infatti pensavo che fossero due al primo tocco. Qui abbiamo della gente, suppongo la popolazione dei nostri villaggi, e dietro c'è anche stampato il pipistrello. Ok, plancette, plancettine. Uwe ci dà sempre un bel po' di plance da comporre, così direi che sono per i giocatori e per tenere traccia di tutto quello che si ha. Plancia per il gioco regge fino a 4. Qui abbiamo un sacco di cose, anche le pepite d'oro, che belle.
E qui abbiamo ancora un'altra parte componibile di quello che suppongo sia il tabellone di gioco. Vedete che qua si può togliere, c'era l'altro pezzo. Ok, molto molto belli i materiali di Attiva, l'autore per me è una garanzia. Ci rivediamo presto per parlarne ancora. Questi sono i materiali di gioco. Anche oggi vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, mettete un like e seguite il nostro canale. Ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti!